Ciao ragazze, nuovo video haul. Vi faccio vedere il pacco di Claire che mi è arrivato, gli acquistini che ho fatto da Claire. E Claire, per chi sintonizzasse le prime volte sui miei video haul o da poco che mi segue, non ha ancora raggiunto, temo che questa, che la frangia sia più corta da una parte. Non so se avete notato che è una frangia che è un po' diversa dal solito, fatemi sapere se l'avete notato che poi vi spiego nel prossimo video. Comunque la voce è ancora un po' così, ho una brutta tosse, lo so, però volevo troppo spacchettare il pacco che mi è arrivato di Claire, perché non potete capire quanto io sia curiosa di aprirlo, nonostante sappia quello che c'è dentro. Però è un po' di mesi che abbiamo l'ordine in ballo, quindi insomma magari qualcosina mi sono anche dimenticata. E praticamente volevo dirvi appunto se notate com'è la frangia secondo voi, fatevi sapere, ok? Dopo vi spiego. Praticamente, spero che mi sentiate, la voce purtroppo non è ancora arrivata bene bene, non sono ancora tornata in me, però oggi nevica, quindi anche il meteo non è molto d'aiuto, però sono abbastanza contenta, diciamo. Cosa volevo dirvi? Ah sì, volevo dirvi una cosa importantissima, ma magari ve la dico dopo. Facciamo prima il video, che insomma è il succo del discorso. Fuori nevica appunto, se non avete visto la neve, da voi non c'è la neve, ve la faccio vedere magari. Perché no? E poi vi faccio vedere anche l'outfit, perché ho ascoltato il vostro consiglio. Vabbè, non è che si vedrà ancora tantissimo di neve in effetti, però sì, vabbè, adesso piove un po', quindi non si vede tantissimo. Vabbè, spero che non avete visto anche i bidoni della spazzatura. Guardate qua che bella luce che c'è. No, vabbè, solo che ci sono tutti i casini che ci sono sul... Devo farlo per forza di qua, per rendere un pochino più professionale, perché sennò vedete tutto... C'è tutte le cose da vendere sul tavolo, che mi sono arrivate così. Sto cercando di ripigliarmi, perché ovviamente quando uno deve fare milioni di cose, gli vengono i problemi di salute, figuriamoci. Salute, poi, non è un problemone. Allora, che dirvi? Sì, nevica. Ok, questo è un outfit più da casa che ho fatto oggi, ascoltandovi, cioè non perché è un outfit da casa, però non è che mi muoverò tanto, dovrò andare soltanto a fare una cosa, però vabbè, cioè nel senso, è un outfit anche per poter uscire. Ho deciso di ascoltare i vostri consigli che ho letto stamattina, provare a fare un outfit comodo, caldo e veloce, molto caldo perché fa molto freddo e io ho bisogno di coprirmi, perché sennò poi io rigo dritto tipo 2 o 3 settimane e poi tac, vado in giro scollata e quant'altro. Però non è questo che porta l'influenza, perché l'influenza è un virus, quindi non c'entra niente il caldo freddo. Certo, prendere freddo non fa bene, ovvio, però non è quello. L'ho scritto anche un commento, vabbè, 3 minuti di premessa sono troppi, partiamo subito dagli acquisti di Claire. Il negozio è online, The Rebelettes Vintage Shop. Se poi c'è un... di solito lei mette il cartellino da visita, il bigliettino da visita, ve lo faccio vedere. Comunque The Rebelettes Vintage Shop, trovate la pagina su Facebook, e lei è una ragazza molto, molto carina, disponibile, con un sacco di cose belle vintage e anche meno vintage. Comunque, se vedete la pagina, troverete delle chicche assurde. Io ho fatto questo ordine, lei è molto carina come al solito, me l'ha imballato alla perfezione insieme ad altre 3 ragazze qui della zona, di modo che appunto la spedizione l'abbiamo pagata 3 euro a testa al posto che 9 euro la spedizione postale. E partiamo con le cose che ho comprato, molto invernali alcune, quindi lo spacchettiamo il prima possibile, così magari riesco anche ad utilizzare qualcosa. C'è un sacco di roba per il fiore. Direte, ma che cos'è un cuscino? Allora, partiamo subito da questa sciarpa che ho voluto prendere. Allora, per tutto ho speso, non mi ricordo i singoli capi quanto costano, perché è veramente un sacco di tempo che siamo in ballo. Comunque per tutto ho speso 60 euro, compreso di spedizione, quindi 57. Ho preso questa sciarpa qua, mega sciarpona, super invernale. Adesso mi direte, usala che non usi mai le sciarpe. Una tra l'altro l'ho dimenticata in un posto il giorno che mi sono ammalata, sono uscita con la sciarpa e l'ho dimenticata, vabbè, mi sentivo molto la ragazza con la sciarpina verde di Hello Shopping. E la sciarpa è questa, una sciarpa tipo in panno, grigia, molto invernale e molto grossa. Mi è piaciuta perché l'ho pensata appunto con i cappotti, non lo so, adoro le sciarpe quando sono così lisce, quando sono così, insomma, senza fronzoli, fronzolini, molto classiche.
da poter portare anche con un bel cappotto e gli va a dare insomma un po' di sciccheria, nonostante appunto serva per coprire. L'ho trovata molto carina, quindi l'ho presa. È impeccabile, sembra nuova. Molto bella. Vedete? Ok, questa l'ho presa. E voi adesso mi direte, usala perché la mia di Primark, boh, non mi piace tantissimo metterla, quella che ho dimenticato. Adesso scriverò, buttala via. No, scherzo. L'andrò a riprendere, però non è, non mi sono accorta che non fa molto per me quella sciarpa lì. Non mi piace quando ce l'ho su. Poi ho preso questa che è una chiccheria. Questa è la chiccheria assurda. Vi piacerà. Piacerà alle amanti delle belle borse, secondo me. È una borsa in pelle vintage. Bellissima. Poi veramente quando arrivano le cose dal vivo, quando si fanno questi ordini, praticamente sono sempre più belle quando arrivano dal vivo che quando le vedi in foto. E questa è una borsa in pelle, super vintage. Io non sento. Vabbè, comunque credetemi, è in pelle. E veramente l'ho amata tantissimo. Ha la sua tracollina, ha due scompartimenti con la cerniera. L'interno è bellissimo. Oh, vabbè, l'interno è così, cioè vedete, la borsa in pelle è fatta così, questa l'ho pagata 10 euro, mi ricordo bene, costava anche di più sul sito, poi è stata ribassata e quindi mi è stata offerta a 10 euro perché era stata scontata, c'ha la cerniera, è bellissima, sotto così, è proprio in pelle, è una chicchetta secondo me, e mi piace tantissimo anche questa, insomma, questa cosa qua, sono quasi dei cuoricini. Questi cosi, come si chiamano? Questi ganci così dorati. La borsa è molto carina, si può portare appunto così a spalla. Quindi per me è anche super comoda perché adoro le borse a mano, però tante volte per comodità preferisco quelle a spalla. Vedete, sta bene anche con l'outfit di oggi, potrei tenerla. Ah, ecco sì, che ho messo appunto i leggings, questi qua che sono quelli che mi avete detto l'importante che coprano il sedere. Infatti il sedere lo copre. Li ho messi con questo maglioncione di Terranova, con questo nero così un po' lavorato, non so se si vede la lavorazione. Con questa collana vintage bellissima, guardate. Con queste incastonature stupende. E gli stivali in pelle neri, cuissard, questi vintage in vera pelle bellissimi. Quindi la borsa ci starebbe anche bene. Molto bella, spero che vi piaccia. Comunque vedete la bellezza di questa borsa, che ovviamente adesso è vuota, deve essere riempita. Sono felicissima di questo acquisto che ho fatto da Claire. Super felice. Poi, pellicette bianche. Io ne ho già, però ho visto questo, era un buonissimo prezzo. E ho detto, dai, lo prendo. Ne ho già uno, perché ne ho già uno. Però ha il pelo molto più puccioso. Anche questo è mammuttoso, però è meno mammuttoso dell'altro. Che è proprio al pelo tipo lungo così. Allora l'ho preso perché era veramente in offerta. E poi tipo è double fax. Quindi si può avere sia, che non lo farò mai, che sia praticamente la parte così bianca che dalla parte pelucciosa. Ora non vorrei far danni, che magari mi riempie tutto il maglione. Tanto non so neanche se ci sto dentro. Ok, ho sopra anche il maglioncione. Comunque questo gilet con pelliccia, con la taschina. Vabbè, adesso tutto così è un super kitsch, comunque immaginatevelo. A livelli un po' più sobri, ora non so se lo terrò o meno, però insomma mi piaceva molto il fatto che appunto fosse anche double fax, anche se non lo uso dalla parte lì, però è una cosa anche facilmente vendibile. Poi ho preso un abitino, anche questo mi piace tantissimo, è un abitino Bordeaux, spero di starci dentro, guardate che meraviglia, di questo colore. No, non è bordeaux, è un marrone bruciato con questo colletto tutto a uncinetto. Questo arriva da, non mi ricordo dove l'ha comprato, forse New York. Vabbè, comunque mi ha detto che l'aveva trovato in qualche negozietto ed era suo. E appunto mi piace moltissimo. E sotto ha proprio la sottogonna. Proprio queste qua così, guardate che meraviglia. Fatta così. L'unica cosa è un po' cortino, quindi si metterebbe, cioè dovrei metterlo con sotto tipo qualcosa. Perché è proprio corto corto, però è proprio una chiccheria. Mi piace veramente un sacco. Diciamo che da lei si trovano spesso queste cosine molto, molto vintage. E l'ultima cosa, un altro gilet. Un altro gilet bianco. Non so perché, ancora un gilet bianco. Comunque,
Questo invece è a pelo più corto ed è così, guardate, anche questo è un po' piccino ed è proprio fatto a girettone. Ora, vabbè, voi mi vedete con mi vedete con il maglioncione, però immaginatevelo un pochino più sobrio, senza maglione sotto, ovviamente. E niente, ho fatto tipo scorta di gilet bianchi. E questo era tutto per quanto riguarda il mio shopping. Il pezzo che mi piace di più ovviamente è la borsa in pelle e poi mi piace anche il vestitino, però lo devo provare a vedere innanzitutto se mi va bene e poi se mi sta, diciamo, dal punto di vista proprio della taglia, spero di sì. Questo era tutto ragazzi per quanto riguarda il mio video shopping di Claire. La notizia che vi volevo dare, non so se è pertinente dirlo qua, vi potrei fare un video a parte, se avete piacere, forse è meglio fare un video a parte. Comunque commentatemi che cosa ne pensate sotto. E ecco Paloma si è già attaccata al nastrino. Commentatevi sotto e ci vediamo nel prossimo video, ragazze. Ciao!